Si torna sui campi di calcio con l'inizio del nuovo anno dopo le festività natalizie e ricominciano i campionati. In particolare noi ci occupiamo della prima categoria, segnatamente del girone C, dove il Guardavalle viene fermato sul pareggio 0-0 asseverato da un Città di Soverato che è complice anche probabilmente il manto erboso, diciamo abbastanza allentato per la pioggia, ma anche per la forza di volontà nel voler giocare contro la prima in classifica. Quindi dicevamo un Città di Soverato che riesce a cogliere un importante punto per, sia per il campionato ma anche per la propria classifica, che lo tiene in pratica a ridosso della zona playoff. Dicevamo del pareggio del Guardavalle che con questo punto si vede accorciare nelle distanze dalla Real Pizzo, che nell'anticipo di sabato batte per 1-0 il Borges e si porta quindi a soli 2 punti dalla capolista Guardavalle. E continua a salire ancora il Piscopio, che continua a vincere e si mantiene nella terza posizione. Questa volta è andato a vincere a Rombiolo per 1-0, mentre il Real Pargheria è stato fermato dal maltempo nella partita esterna contro il Real Mileto. Ha riposato il Real Montepaone per questa giornata, la 13ª del girone di andata, mentre per quanto riguarda gli altri risultati segniamo la vittoria per 3-1 del Pino Donato Taverna a Catanzaro contro la Prasar. Pino Donato che si ricomincia a correre ancora dopo la sconfitta interna proprio contro il Guardavalle, che ne aveva un momentino rallentato la marcia. Peraltro la Promosport ricomincia l'anno buono con la vittoria sul Martelletto, e in finale la Rosarnese batte 3-2 il comprensorio Coraggio, rimontando addirittura dagli svantaggi iniziali.